Ogni lunedì mattina vengono in pre-ricovero 8 bambini affetti da disabilità neuromotorie, disabilità che possono essere sia di tipo fisico ma anche di tipo psichico. E per eseguire il loro percorso di pre-ricovero si recano all'accettazione al piano terra, dove dopo l'accettazione è previsto tutto un iter predefinito che parte dall'esecuzione del prelievo ematico, del controllo elettrocardiogramma e a seguire la visita con l'infermiere dell'acute pain service, per poi spostarsi dal piano 0 al piano 1 dove c'è l'ambulatorio in cui viene eseguita la visita congiunta anestesista ortopedico-pediatrico. Abbiamo fatto un pre-ricovero con Giada, ci è stato programmato questo pre-ricovero, siamo andati appunto a fare il pre-ricovero verso le 10 del mattino con la bimba a digiuno. L'attesa è stata lunghissima. A mezzogiorno, quindi avevo chiesto, mi ricordo molto bene, se la bambina poteva mangiare, mi era stato detto di no, quindi comunque una bambina come Giada a digiuno dalla sera a mezzanotte fino a mezzogiorno era stato un grosso problema. Finito, poi abbiamo fatto l'elettrocardiogramma e poi siamo venuti qui a fare la visita dall'anestesista e effettivamente è stata molto lunga la giornata, forse siamo andati via verso le 3:30, le 4 del pomeriggio. Questo è stato il primo incontro con il pre-ricovero in Humanitas per Giada e per noi. Per analizzare i punti critici di questo processo abbiamo utilizzato degli strumenti che ci ha offerto l'IN. Questi strumenti sono in questo caso specifico inerenti al movimento dei pazienti. Per il movimento abbiamo disegnato uno spaghetti diagram, cioè abbiamo seguito i pazienti e abbiamo visto dove si spostavano. Si spostavano su due piani, in 5 attese diverse, percorrevano circa 239 passi. Con la riorganizzazione, secondo il progetto del pre-ricovero, accorpato tutto in 2 attese al primo piano, abbiamo non solo ridotto le attese da 5 a 2, ma ridotto i passi a 64 passi. Il fatto di togliere gli esami di default eseguiti in modo sistematico per tutti i pazienti candidati all'intervento indipendentemente dall'intervento ha rappresentato un grosso cambiamento culturale. Era costituito dal 30% di attività a valore, 70% attese, disperse su due piani diversi. Poi abbiamo potuto avere uno stravolgimento, direi proprio il capovolgimento di questa distribuzione, portando al 70% il tempo a valore e solo al 30% le attese. Questo perché? Perché tagliando ciò che non era a valore aggiunto neanche dal punto di vista clinico, cioè l'esecuzione sistematica di esami che non ci davano informazioni aggiuntive, abbiamo fatto sì che i bambini arrivassero direttamente per la visita. Quindi in una prima fase, tolto questo, abbiamo ottenuto un miglioramento del tempo complessivo di giacenza in pre-ricovero da 4 ore e mezza a 2 ore e mezza. Successivamente questo miglioramento ci ha permesso di dire possiamo fare un passo in più, dove possiamo agire, quindi abbiamo reso l'accesso dei bambini un flusso continuo spalmato su orari di convocazione diversi. Questo ci ha permesso di implementare il numero di visite nella stessa giornata portando dalle 2 ore e mezza che già avevamo ottenuto come buon risultato a 1 ora e 20 l'attesa dei bambini in ospedale. In questa 1 ora e 20 in realtà c'è dentro mezz'ora di visita. La cosa che ci ha stupito è che il pre-ricovero è stato dato l'appuntamento qui in questo ambulatorio. In un'oretta, forse 1:15, siamo andati a casa con visita dell'anestesista e visita dell'ortopedico. Abbiamo avuto tante esperienze di pre-ricovero e questo direi che è quello migliore, anche perché appunto si può programmare il pomeriggio, quindi comunque la bambina fare le sue attività, insomma è sicuramente più facile per me, per lei e per tutto, molto più breve, insomma, lampo.